Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e oggi voglio farvi un regalo. In questo periodo un pochino più difficile per tutti, quello che ho fatto come tanti altri è stato mettermi lì e sviluppare dei progetti. Alcuni li avete visti e sono i miei corsi presenti sul mio sito web, che vi ricordo www.lucaoletta.com, li trovate il pulsantino store, pulsantino corsi, indifferente. Oppure ancora più facilmente con il link qui sotto in descrizione, dove potete andare a vedere tutto quello che ho sviluppato, dai corsi ai preset. Ho realizzato dei preset per Premiere che sono disponibili, come ad esempio c'è un preset di un video di circa un annetto fa, forse due anni fa, che è un preset sui look da VHS, che probabilmente ne svilupperò una versione 2.0, quindi aggiornata. Ed oggi sono qui perché ho sviluppato un'altra cosa, una delle cose più utilizzate da un montatore video, che sono le transizioni. Non è una nuova moda, ma ho realizzato il mio piccolo transition pack. 6 transizioni che sono degli zoom in e zoom out, molto semplici, sviluppate per Adobe Premiere Pro, sia per timeline in Full HD che per timeline in Ultra HD. Quindi parliamo del 4K. Sono 6 transizioni per 2, quindi sono 12 transizioni in totale, totalmente gratuite. Trovate il link qui sotto in descrizione per poterle andare a scaricare direttamente. Molto semplice da utilizzare in Adobe Premiere Pro, quindi andiamo a vedere come si utilizzano. Bene, siamo all'interno di un progetto di Adobe Premiere Pro. Nel mio caso questo progetto è un semplicissimo progetto di montaggio basato su una timeline a 25 fotogrammi al secondo con tutta una serie di livelli di regolazione per la color e quant'altro. Quindi ho semplicemente un montato e voglio aggiungere le mie transizioni. Beh, come si fa? Prima di tutto andiamo a prendere il nostro file estratto, o meglio la cartella estratta dal file zip che è stato scaricato, e ci ritroveremo all'interno una cartella footage con dei materiali che servono per le nostre transizioni e una sorta di progetto di Premiere Pro, perché sostanzialmente questo è un progetto di Premiere Pro che contiene una serie di effetti preimpostati, quindi per le nostre transizioni. Ci basterà trascinarlo all'interno del nostro pannello di progetto. Ci comparirà questa voce che ci chiederà se vogliamo importare tutto il progetto, se vogliamo creare una cartella con tutti gli elementi all'interno, e noi diciamo basta dare ok. Arrivato a questo punto, il progetto che abbiamo importato avrà dei file in meno, quindi dobbiamo andare a ricollegare dei file, ma è molto semplice. Basterà selezionare il primo della lista, cliccare su individua, andare nella cartella dove abbiamo il nostro progetto delle transizioni, nel mio caso l'ho messo sulla cartella del desktop, quindi vado sulla mia scrivania, eccola qui. Mi basterà rimanere all'interno di questa cartella e cliccare il pulsante cerca. In automatico mi verrà cercato quello che è il file che mi interessa. Premiamo ok, in automatico Premiere andrà a ricollegare tutti i file delle nostre transizioni. Bene, a questo punto ci ritroviamo con all'interno del pannello di progetto una cartella che si chiama Transition, LA Transition, che sono le mie transizioni, e all'interno troviamo la versione in HD e la versione in Ultra HD. Ora, io in questo momento ho bisogno della versione in HD perché sono all'interno di una timeline in Full HD, quindi mi basterà aprire questa sottocartella e troverò la cartella transizioni HD. Ci clicco 2 volte sopra, me la trascino in un altro punto della mia interfaccia e vado a prendere ad aprire la visualizzazione ad icone. Così facendo io potrò andare a vedere l'anteprima delle mie transizioni. Basta passare con il mouse sulla casella di anteprima e posso rendermi conto dell'effetto che avrà la mia transizione. Come è possibile vedere, abbiamo 6 transizioni differenti. Aumentiamo un attimo la scala. Abbiamo una transizione di in, una transizione di in con uno spin verso destra e una transizione di in con uno spin verso sinistra. Allo stesso tempo abbiamo una transizione di out, quindi usciamo, una transizione di out con spin verso destra e una transizione di out con spin verso sinistra. Quindi sono semplici 6 transizioni molto utilizzabili in tantissime circostanze e casi. Ora, come faccio ad utilizzare una transizione di importata in questo modo? Allora, non sono transizioni classiche che troviamo all'interno del pannello del controllo effetti, ma sono, se andiamo ad aprirne ad esempio una, quella di in, è sostanzialmente una timeline con all'interno una serie di livelli. Abbiamo il primo livello che è quello che ci permette di guardare la preview, ok? Quindi è un file già pre-renderizzato con la preview all'interno. E poi abbiamo questi due
livelli che sono essenzialmente la nostra transizione, con il taglio nel mezzo dove ci sarà il taglio della nostra transizione. Dobbiamo necessariamente disattivare il primo livello della nostra transizione, ma prima di farlo dobbiamo cliccare su questo pulsantino che ci permette di trascinare il contenuto di una timeline sciolto e non sotto forma di timeline raggruppata. Vi faccio un esempio molto pratico, perché sapete che mi piace fare gli esempi. Se trascino questa transizione della mia timeline, semplicemente mi verrà trascinato una timeline all'interno di un'altra timeline, ma non è questo quello che vogliamo ottenere. Se invece clicco su questo pulsantino, mi si attivano tutti i livelli della mia timeline. Io necessariamente devo disattivare il primo, perché all'interno del primo noi abbiamo la preview, quindi non vogliamo vedere la preview, ma vogliamo importare tutto il resto. Quindi, una volta fatto questo, ci basterà trascinare la nostra transizione nel punto che ci interessa. Nel mio caso, ad esempio, la transizione io andrò ad applicare con un semplice drag and drop con il taglio tra due scene. Ed ora ci basterà premere play per vedere la nostra transizione applicata in modo molto ma molto semplice. Ad esempio, in questo punto voglio aggiungere un'altra transizione, ad esempio un out con spin verso sinistra. Non ho già fatto tutti i passaggi, quindi mi basterà trascinare la mia transizione. Naturalmente le transizioni hanno degli effetti applicati, quindi sono piuttosto pesanti. Possiamo dargli una botta di pre-render, così lui pre-renderizza quei 20-30 frame necessari per mostrarci un'anteprima molto più velocemente. Fatto in questo modo, mi basterà andare a play per vedere la mia transizione applicata. E con questo sistema noi abbiamo la possibilità di utilizzare queste transizioni con un semplice drag and drop lì dove più ci interessano. Quindi ad esempio ne aggiungiamo un'altra da quest'altro lato, tac, e abbiamo aggiunto la nostra transizione. Insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto, e special modo che troviate interessanti il Transition Pack che ho realizzato. Transition Pack essenziale ma ben costruito, sono quelle 6 transizioni che utilizzo io quando faccio dei progetti un pochino più animati. E tutto senza uscire da Adobe Premiere Pro. Spero che il regalo vi sia gradito, vi ripeto, trovate il link qui sotto in descrizione. E se siete curiosi potete passare sul mio sito web, sempre il link in descrizione, per vedere tutti i corsi disponibili e tutti i preset che ho realizzato. Non dimenticatevi di seguirmi su tutti gli altri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se avete dubbi o domande potete scrivermi qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.